Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici! Oggi è un giorno benedetto perché il Signore è con noi. Anche oggi Dio ci dona la Sua parola che parla ai nostri cuori. Accogliamola ascoltando il Vangelo secondo Luca, capitolo 16, versetti 1-8. In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli, un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse, che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé, che cosa farò ora? Che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza. Mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo, «Tu quanto devi al mio padrone?» Quello rispose, 100 barili d'olio. Gli disse, prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro, tu quanto devi? Rispose, 100 misure di grano. Gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò, quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Amen. Carissimi amici, oggi entriamo nel capitolo 16 del Vangelo secondo Luca e oggi Gesù parla ai suoi discepoli. Espone una parabola molto particolare. Parla di un uomo ricco, del suo amministratore, un amministratore che come molti altri amministratori, era una cosa abbastanza naturale, sperperava perché non veniva controllato. Poi probabilmente è stato accusato, è stato visto che non era onesto in questa amministrazione dei beni del padrone e il padrone stesso gli dice ti do poco tempo, rendi conto di quello che hai, passami tutto il libro dei conti e dopo te ne andrai. Ecco che questo amministratore si spaventa perché sa che ha sbagliato e dice ma io che cosa farò dopo? Non so come lavorare, come guadagnare, come vivrò. E ha questa idea, dice vorrei, anzi voglio che qualcuno mi accolga nella sua casa. Quando io non lavorerò più qui nell'amministrazione. E decide quindi di condonare ai debitori o la metà o parte dei debiti che avevano verso il padrone. E viene lodato, pensate, dal padrone per come ha agito. Ecco che questa parabola, fratelli e sorelle, è molto molto particolare oggi. Ci sono tantissimi aspetti su cui si potrebbe parlare, da osservare. Anche degli aspetti, potremmo dire, di ingiustizia, una doppia ingiustizia. Se già prima era disonesto, prima di essere licenziato, compie un altro atto di disonestà, privando i debitori di questo padrone di un debito, quindi aiutandoli, ma privando il padrone stesso anche di ricevere quello che era giusto da parte dei debitori. La domanda è come mai Gesù oggi ai suoi discepoli racconta questa parabola così intrigata, potremmo dire, perché non è di facile comprensione. Anzi, immediatamente verrebbe da dire ma guarda come agisce, guarda cosa fa questo amministratore disonesto. E addirittura il padrone lo loda. Prima lo voleva cacciare, adesso lo loda. Allora
non soffermiamoci troppo nei dettagli, altrimenti usciamo fuori anche dalla parabola, ma guardiamo il contenuto che Gesù vuole dare ai suoi discepoli. Innanzitutto a Gesù preoccupa la relazione dell'uomo e soprattutto del discepolo suo, del cristiano, con i beni. Quale relazione, fratelli e sorelle, noi abbiamo con i beni? Il Vangelo di Luca punta molto su questo, sul distacco dai beni, ma in questa parabola addirittura su un buon uso dei beni, perché questo amministratore ha saputo fare dei beni del proprio padrone un bene morale e spirituale. Cioè, in un qualche modo, anche se ingiusto, ha saputo cogliere, prendersi un'amicizia, un affetto da parte dei debitori. Sapeva che l'avrebbero poi accolto in casa. Sapeva che con questo gesto avrebbe avuto diverse porte aperte nella casa. Ha compiuto un gesto di generosità, di bontà, che non è giusto. Allora arriviamo alla parte più importante, carissimi amici. È giusto che Dio perdoni i nostri peccati? È giusto che se noi abbiamo sbagliato, commesso dei gravi errori nella nostra vita, Dio ci perdoni? Non è giusto. È giusto che Gesù, il Figlio di Dio, venuto sulla terra, dopo aver predicato, annunciato il regno di Dio ed essere stato rifiutato, condannato e crocifisso, è giusto che Lui in realtà ha preso su di sé i nostri peccati, le nostre colpe e ce le ha condonate? E come dice la Scrittura, per le sue piaghe siamo guariti e nella morte di Gesù siamo stati perdonati. Non è giusto, fratelli e sorelle. Umanamente, logicamente, non è giusto. Ecco che allora in questo amministratore disonesto noi troviamo già una figura che ci anticipa ciò che Gesù avrebbe fatto, avrebbe condonato i nostri debiti per guadagnarci la salvezza, per guadagnarci il nostro cuore. Che meraviglia oggi questo Vangelo, questa parabola. Fratelli e sorelle, l'abbiamo visto ieri in Luca 15, oggi lo rivediamo, Dio ci ama. Dio ha mandato il suo Figlio per noi per condonare i nostri debiti. E oggi il Signore ci chiede di fare altrettanto, un gesto che ci rende simili a Gesù, un gesto che ci rende simili al Figlio di Dio, condonare i debiti. Quindi avere un distacco anche dai beni materiali, dai nostri beni materiali, quelli che ci siamo procurati o attribuiti a noi, da dire: Signore, io condivido ciò che ho per aiutare gli altri, per essere in comunione con gli altri. Ma soprattutto, fratelli e sorelle, questo gesto ci rende simili a Lui, perché in Cristo non ci sono più debiti. Quanti debiti noi abbiamo verso gli altri e quanti debitori noi stessi abbiamo, e a volte noi pretendiamo che ci diano gli altri. E il Signore tocca oggi il nostro cuore e vuole renderci simili a Lui, vuole renderci simili a ciò che Gesù, il Figlio di Dio, ha fatto per noi. Ecco allora lo slogan di oggi: ama gli altri come Gesù ama te. Ama gli altri, ama il tuo prossimo, che sarebbe il tuo vicino, quelli di casa tua, quelli con cui lavori. Amali come Gesù ti ama. Condona come Gesù ha condonato. Ecco la scaltrezza che Gesù vuole oggi dai figli della luce. Perché i figli del mondo ce l'hanno, i figli della luce la devono prendere. E noi prendiamo spunto, fratelli e sorelle, da Gesù. Ecco perché oggi è il caso di invocare ancora di più lo Spirito Santo, perché il nostro cuore sia aperto e il nostro cuore possa essere
simile al cuore di Dio, al cuore di Gesù. Vieni Spirito Santo, vieni nella nostra vita, vieni oggi a regnare in tutte le situazioni, quelle difficili, quelle pesanti, in quelle relazioni che noi abbiamo col nostro prossimo, con quelli della nostra casa, della nostra famiglia, con i nostri vicini, con i nostri colleghi di lavoro. O Signore, noi ti vogliamo chiedere un cuore come il tuo, un cuore che sa condonare, un cuore che sa vedere in te la più grande ricchezza, un cuore che accoglie la tua misericordia e che sa usare quella stessa misericordia verso gli altri. Donami di essere modello tuo e che le altre persone che vivono attorno a me possano in me vedere la tua luce, la tua scaltrezza e il tuo modello di vita, un modello che sa amare e sa condonare. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, la forza dell'amore, la forza del perdono, la forza del condono è che rende il nostro cuore libero. Vuoi essere libero? Condona in questo giorno. Gesù ce l'ha insegnato. Siamo figli di Dio, siamo modelli di Dio. Condoniamo e il Signore ci indicherà in quale via, verso quale persona. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Ti amo, Signore, mia forza. Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno di